Ehi! Oh, porca miseria! Aiuto! Aiuto, è buio! È buio, Chico! Chico, dove sei? Chico, non si vede la pipa. Lion, sono qui, ti tengo io. Ma che ci fai? Ma mi tieni? Cosa mi stai tenendo? Anna, che non lo so, ho paura. Aspetta, non che vedo niente. È tornata. Ma che cosa ci fai tu qua? Ma da dove sei arrivata tu? Mi spieghi? Vabbè, questo non è importante, va bene? Stavi origliando. Anna, stavi origliando alla porta. Va bene, sì, è vero. Vieni dentro. Qualcosina. Chiudi la porta, maledetta te. C'era Chico qui con me fino a un attimo fa. E deve essere scappato, Ma sei sicuro? Ma come loro? Sarà sotto il letto. Chico, esci dal letto, dai. Caga sotto. Non è perché manca la luce devi spaventarti così. E poi, Chico? Anna, qua dentro è terribile, vedi? E questa era la stanza di qualche matto. Cioè, guarda, spezie strane, aglio. Che è un cadavere. Un cadavere, finto o vero, non te lo so dire, ma a questo punto... Oh mio Dio, ma che hanno fatto qua dentro? Teschi, una tavola Ouija. Pericolosissimo giocare con gli spiriti. Lion, con chi abbiamo a che fare qui dentro? Non lo so, ma mi sa che questa crociera si chiama Mystery Cruise per qualche motivo, sai? Perché secondo me questa è fatta apposta per far cagare addosso gli ospiti. Perché queste stanze così piene di cadaveri, che siano finti o veri. Se è una cosa finta per intrattenere mi va anche bene. Ma se è vero è un problema. Non lo so, comunque Chico mi stava cercando di dire qualcosa, ma non ha fatto in tempo perché è mancata la luce ed è sparito. Qua spariscono tutti, non mi spiego più. Piedi, che... Lion, avete trovato qualcosa dentro la stanza? No, non c'era niente, non c'erano accidenti, niente purtroppo. Anzi, Chico non è più neanche con noi perché non si sa cosa sia successo, ma è sparito. Hai visto che anche da te è saltata la luce, no? Sì, è saltata la luce. In tutta la nave. E proprio in quel momento Chico è sparito. Ma guarda, non so cosa dire. Fermi un attimo qua, aspettatemi. Mario, cosa stai facendo qui vicino alle camere? Ma tutte ste porte, guardale, sono tutte quante bloccate, è strano. Ho visto. E poi questo qua che passa, non puoi fare così! No, ma sei deficiente! Fa bene, signore. Te sei scemo in te, io non mi spiego, Ma tu, ma gli vai vicino a fargli discorsi, a dire che è sospetto? Ma se fosse strano, lui... guardalo! Lo so che è strano, sono tutti strani qua dentro, siamo i più normali della crociera, che è tutto dire, perché tu sembri un poco di buono. Con quegli occhiali da sole, cosa devi fare? Ma almeno stavo a controllare per vedere se ci stava qualcuno qua sotto, perché non mi convince sta situazione. In un corridoio enorme, praticamente tutte le porte sono sbarrate, tranne due, che sono quella di Fairy, che è questa qui, la 101, e poi ce n'è un'altra aperta, che invece è in fondo al corridoio. Sì, e in teoria no, ce n'è anche un'altra, perché qua c'è la lista delle camere. Ascoltate, facciamo una cosa intelligente. Mario e Piadina, aspettateci al piano di sopra, quindi al piano secondo. Ok. Restate lì, mi raccomando, non perdetevi, restate insieme. Anna, vieni, Lion, sbrigati. Che vuoi fare? Diamo un'occhiata anche a quest'altra stanza. E che mi sa che questa è sua, è di questo tizio. Perché passa sempre qua davanti, quindi deve essere per forza la camera sua. Intanto per non sbagliare io gli faccio una foto. Mi dispiace, scusi, è solo per souvenir. Questa invece è un'altra camera aperta. Ecco, questa qui sembra una camera normale comunque, no? Questa è normale, vedi, col cuscinino, il letto, una libreria, tutto normale mi sembra. Più o meno, tutto normale. Non possiamo mai sapere perché non possiamo ficcare troppo il naso, però dentro i cassetti... Sicuramente non è come quella. No, quella là è terribile, infatti non ho neanche detto niente agli altri. Come facciamo ad entrare lì? Non possiamo. Facciamo così, io mi ci metto a parlare e tu ci entri. No, non possiamo, aspetteremo. Prima o poi se ne andrà, non può rimanere sempre lì davanti, ti sembra? Sarebbe troppo sospetto, anche se lui è colpevole. Ritorneremo. Tutti qui dentro sono piuttosto sospetti, non Vieni. Pensi? Andiamo al secondo piano, vediamo se... Ok, raga, non fa. Lì sotto non si può entrare in quella stanza perché quel tizio... Perché è chiusa? No, è aperta, ma c'è lui che sta sempre lì davanti, sempre immobile, a piantonare davanti alla porta della sua stanza. E vedi che quello sa qualcosa, sicuramente. Secondo me nella sua stanza... Non ci sia nessuno comunque al bar a quest'ora. È vero, è sempre vuoto, ma secondo me, sai... Non c'è tanta gente a bordo di sta nave. Perché tutte le camere sono sbarrate, sono anche vuote. Anche perché pian piano stanno tutti morendo, Lion. Molti stanno morendo, anche dell'equipaggio. Sta succedendo un disastro, raga. Dobbiamo fare qualcosa. Saliamo ancora, ci vediamo al piano numero 4, magari. Oh, Stre. Ciao, Lion. Che ci fai tu qua, scusa? Come mai sei qui? Io? E io stavo facendo il giro delle... Io stavo facendo un giro, mi sto proprio divertendo in crociera, però... Mi fa piacere. Ho paura dell'assassino. Vorrei vedere, infatti tu non no? ho capito. Certo che ho paura, come fai a essere... a divertirti? Ehi! Che succede ancora? Raga, è mancata la luce un'altra volta? Ma dove è finito Stre? Ma perché sta mancando così di frequente? Non lo so, Stre? Stre? Non ci sta più qua! Stre? Ma come non c'è? C'era un attimo fa, ha detto che si stava pure divertendo. Che sospetto, divertirsi in una situazione... Oh, Stre, rimanete vicini! Sei? Rimanete vicini, che qui ogni volta... Ecco, è tornata la luce. Non c'è, è sparito. Sono T'è sicuro. T'è nascosto, ci sta facendo scherzo! No, non avrebbe senso farci uno scherzo, dai! Seriamente. Magari qui nella sala del ristorante. C'è di nuovo quella cameriera. Quella sta sempre fissa qua. Quella lì è quella sospetta. Che l'altra volta girava per i tavoli senza motivo. È sospetta. Mi guarda. Cosa guarda?
Cosa guarda? L'ho detto e lo ripeto. Lion, no, no, no. Così come non si doveva fare con l'altro signore, non si fa neanche con lei. Sì, ma questa qui è molto più sospetta. Raga, andiamo più su, dai. Andiamo al piano numero 6. Andiamo sul ponte, raga, così ci sbrighiamo. Buongiorno. Ma c'è fatto caso che comunque stiamo perdendo un po' di gente. Chico è sparito. Sì, sì, Stefano è sparito. Alex è sparito. Però Stre qui è sulla piscina. Ma come ha fatto a venire sulla piscina così velocemente? Ci ha messo veramente pochissimo. No, raga, è strano, stava con noi. C'è anche Alex là dietro. Stre, ne saremmo accorti se avesse preso l'ascensore. Stre? Oddio Stre? Mio. Ma è morto. Ma quello è del sangue? È morto pure lui. Oh mio Dio. È morto, raga. Lo Stre? Hanno... Oddio mio. Ma è morto. Alex! Alex là! Ehi! Vieni subito qua. Zitti. Che è successo? Non dite niente. Guarda un po', c'è Strecatto morto qui. Sta prendendo il sole. Cosa? Non sta prendendo il sole, ma non vedi? Ma che sole? Ma non lo vedi il sangue? L'hai ammazzato tu, di la verità. No, non è vero, non l'ho ucciso io. Secondo me sei stato te, perché te sei sospetto. Vieni con me, restate col cadavere. Fate in modo che nessuno si avvicini, non devono contaminare. Dio. E Anna, controlla che Mario o Piavina non tocchino il cadavere. Vieni bene, con tranquillo. Me. Vieni con me qua dentro, anzi vieni qua dentro, brutto infame. Siediti, io lo so che sei te. Stai, sei non sospetto. Ha senso, Lion, non ha senso. E secondo me invece sì. Come hai fatto a non accorgerti che Strecatto arrivava morto lì sul bordo della piscina? È impossibile, è impossibile. Stai prendendo il sole. Da morto prende il sole, non si muoveva. E poi era con noi, pochi minuti prima lui era con noi. E poi un attimo dopo me lo vedo comparire morto sul bordo della piscina. E guarda caso c'è sempre Alex Naus a fianco, perché Alex è presente in tutti i delitti. Ma ogni io ero volta. Al bar a prendere qualcosa da mangiare e poi si sono spente le luci. Sì, certo, come no. E tu ti aspetti che io ti creda ogni volta. Anzi, tu eri al bar a prendere qualcosa da mangiare. E dimmi, che cosa hai preso dal bar? Magari una bibita? Ho preso queste qua. Queste qua, del sushi al bar. Aspettami un attimo qua, fermo, non tornare per niente al mondo, non ti spostare mai. Vediamo un po', del sushi al bar, non ce l'hanno? Non c'è il sushi al bar, qua hanno frutta, hanno bibite. Alex, te mi stai raccontando cazzate, racconti bugie. Ma non è vero, me lo sono fatto preparare. Non è vero, non hanno neanche pesce, non hanno riso. Hanno soltanto frutta, hanno snack e hanno bibite. Perché mi stai dicendo una bugia? Se non sei tu, dimmi la verità. Cosa stavi facendo lì al bar? Hai visto Strecatto morire? E forse hai avuto paura e non hai detto niente? Di la verità. No, non è vero, non l'ho visto morire. Ti giuro che non ho visto niente. Alex, sei sempre più sospetto. Io non mi posso fidare più di te. Io penso che ti dobbiamo mettere in prigione, Alex. È il minimo che possiamo fare. Abbiamo un altro cadavere. E questa volta non si tratta di un membro dell'equipaggio. Si tratta di uno di noi. Di Strecatto. E io penso che sinceramente dovresti sentirti anche dispiaciuto di quello che è successo. Ti sicuro mettendomi in prigione? Mettimici, ti giuro che non sono io però. Io vorrei crederti, ma finché tu continui a raccontarmi bugie non sono sicuro di poterlo fare. Guarda quante prove abbiamo trovato. È pieno di cadaveri. È una situazione terribile, Alex. Se non sei tu, deve essere stato per forza di cose Mario. È l'unica altra persona che può avere la colpa di quello che è successo. Ma ho visto anche che Giorgio e Chico magari non ci sono. Sono spariti. Chico è sparito davanti a me praticamente. Ragà, devo fare una foto al cadavere. Abbiate pazienza, però purtroppo fa parte di quello purtroppo che è successo. Purtroppo è un'altra vittima, la foto va fatta. Ok, l'ho fatta. Mario, dobbiamo fare un interrogatorio di tutti, quindi sono costretto a premere il pulsante di emergenza. Sedetevi sulle sedie presto, perché qua c'è bisogno di fare una riunione di emergenza. Uno di voi qui presenti potrebbe essere il colpevole. Se non è uno di voi, è chiaramente uno dell'equipaggio. Tu ma non puoi essere. Ma come pensare che sia uno di noi, Lion? Calmati. È morto Stre, un nostro amico. Fammi parlare, è tutto è possibile. Magari uno è impazzito, non lo sappiamo. Tu eri con me, quindi non puoi essere. Anche tu eri con me. Quando abbiamo visto Strecatto, poi siamo andati insieme in ascensore. Stava davanti a noi. Tu in teoria eri con me, però per un attimo, quando è mancata la luce e Strecatto è sparito, io non ti ho visto più. Ma in realtà sono sempre stato di fianco a te dentro l'ascensore. Non mi riesce difficile crederlo, effettivamente, perché ti ho visto un attimo prima e un attimo dopo. L'unico di noi che non si è fatto vedere in quel momento è lui, Alex. Però lui continua a sostenere che era al bar e che prendeva da mangiare. Da quanto tempo eri al bar, Alex, prima che Strecatto arrivasse lì morto, prendendo il sole? Boh, non lo so, 5-10 minuti. 5-10 minuti. In teoria noi eravamo pochissimi istanti prima con Strecatto, quindi non puoi essere stato tu se questa cosa è vera. Ciò rimane a due altre persone, anzi in realtà sono più di due, molte più di due, che possono essere i colpevoli, Anna. Quindi, Chico. Abbiamo Chico, abbiamo Giorgio, abbiamo Stefano. E abbiamo che anche Fairy. Sono sospetti. Fairy è entrata è nella vero, sua camera. Hai ragione, anche Fairy. È vero, allora, non si è più fatta vedere poi. Vi do un incarico. Allora, Anna e Mario insieme, anzi no, fermi. Mario e Piadina insieme andrete a controllare nella stanza di Fairy. Ricordate il piano dove era? Era lo stesso sotto. Di prima. Ok, perfetto. Abbiamo il permesso di controllare nei cassetti?
Sì, però dovete soprattutto controllare se ci sono tracce di dove potrebbe essere andata lei e se è nella stanza. Mi raccomando, siate veloci. Corriamo subito. Va bene, ti informiamo il prima possibile. Invece, per quanto riguarda noi, cosa venite. Vogliamo fare noi? C'ho un'idea, ma vieni solo tu con me. Vediamo se riesci a far succedere qualcosa. Sola? Anna, tu hai un altro compito, ascoltami. Cosa bene, devo resterai fare? Dimmi tutto. Resta qui in questa stanza, ok? Non ti muovere da qui. Quando torneremo ti farò sapere che cosa devi fare. Però va bene, devi rimanere aspetto qui allora. Vieni, state vieni, attenti. Alex. Vieni, io sto molto attento. Sappi una sola cosa, Alex, se tu provi, anche solo provi. Tranquillo, non succederà proprio niente. Ma io non mi fido di te, guarda. Dopo aver visto Streccato morto, sinceramente, l'unica cosa che faccio è non fidarmi di te. Mi sembra proprio almeno prudente. Perché dovrei averlo ucciso? Ma neanche tu dovresti fidarti di me, chiaramente. Tu dovresti avere paura ad andare in giro da solo con me, no, Alex? Scommetto no, che ne hai. Non ho paura, ricordando, non è mai successo niente. Non hai paura, perché probabilmente sei tu. Vabbè, lasciamo stare. Ci vediamo al piano numero 5, mi pare. Dobbiamo okay, andare. Eccoci. Cosa venite, vuoi fare? Vieni. So io cosa voglio fare. Diciamo che c'è una possibilità per noi di capire quello che è successo. Buongiorno, signora. No! Eccola. Non è possibile. Non è possibile. Sì. Questa era la mia vacanza, ok? Va bene. La mia vacanza da te. Cosa no, ci no, fai no qui? Questo non è vero. E poi è un bel piacere vederla. Se non fosse che il nostro amico Streccato è morto, schioppato. Questa cosa è terribile. Il gatto quello carino. Quello brutto invece è sempre vivo. Ma ed è possibile. Ma cosa ci fa la gattara qua? Ah, stai zitto, va dietro l'angolo. Ho ricevuto un biglietto per posta. Voi invece l'avete comprato, vero sfigati? Veramente l'abbiamo ricevuto per posta anche noi. Alex, vieni subito qua. Stupido gatto deficiente che non sei altro. Potevi morire te invece di Streccato. Saremmo tutti contenti. Ma perché devo sempre morire io? Perché sei sporco, fai schifo e probabilmente sei anche l'assassino. Perfettamente ragione. Cosa posso fare per te, Lion? Allora, dimmi. Io ho sentito che lei è in grado di mettermi in contatto con i morti, di farmi parlare e con i fantasmi. Sai che cosa? Sì. Hai sentito bene. Bene, benissimo. Sì. Bene. In questo modo potrò sapere finalmente la verità. E questo banchetto da zingara che si è attrezzata qui mi fa proprio ben pensare, con i suoi tarocchi e le ma sue certo cose strane. Mi serve giusto qualcosina di appartenuto alla persona con cui vuoi parlare. Questa è una domanda. E cosa abbiamo di Streccato? Non abbiamo niente. Però voi avete mangiato insieme a cena. Tu sono sì, sicuro è vero. Che, e quindi cosa devo fare? Hai portato sicuramente via gli avanzi dei piatti, perché lo fai sempre. Dimmi basta quello. Sì, okay. Sì. Glielo dia. Prego. Appoggialo qua sul piede. È perfetto. Guarda qui che bel profumino di gatto. Ecco qua. Ok, allora faccia quello che deve fare. Che io devo parlare. Mi mette in contatto. Pronti? Sì, molto pronto io. E se fosse una truffa? Stai zitto, imbecille. Dai, non ho ancora zitto, io non truffo. Al massimo truffate voi. Vada. Faccia il suo pronto? Rituale. Sì, pronto. Ma come? Ma al telefono sta parlando. Al di là. Io ti sento miagolare. Com'è che si chiama? Streccato deve chiamare. Streccato. Sì, Streccato. Fatti sentire. Stringi questo patto. Che schifo. Lion, mi hai evocato tu? Ma come parli aulico? Sì, Streccato, ti ho evocato io. Sono qui che parlo con questa scema gattara. Abbiamo visto che sei morto al bordo della piscina. È stato tremendo. Immagino. Un attimo prima eri felice, ti stavi divertendo, mi ricordo. Ti abbiamo visto davanti al coso ed eri contento. Oh mio Dio, ma è dietro di me. Vabbè, voi non c'è niente dietro di te. Io lo posso vedere, io perché ci sono in comunicazione. Streccato, ti vedo. Non hai più le gambe. Sarei dimagrito di 20 kg senza morto. Le gambe. Ma c'è del buono in Danimarca. Ascoltami. Questo signore però si intromette nelle cose. Sarà mica lui, fammi fare una foto, va? Non si sa mai. Dicevo, Streccato, tu sei morto. Sei stato mandato a miglior vita. Ma ascoltami. Noi abbiamo bisogno del tuo aiuto spiritico per sapere chi è stato a ucciderti. Cosa posso fare per te? Mi devi dire chi è stato, devi darmi un indizio per comprendere, puoi? Non qualcosa. Posso dirlo. Ma porca miseria, è più difficile del previsto. Cosa allora, ti ha detto? Non può dirlo. Puoi aggirare. Una persona spregevole. Questo è normale, ma può essere lui, quanto Giorgio, quanto Cico. Siamo tutti spregevoli qua dentro, anche io. Ascoltami una cosa, Streccato. Puoi aggirarti con noi nei tempi a venire a alleggiare in questa crociera finché non sarai tornato morto del non tutto? Non per troppo tempo però. Va bene, alleggia tu, alleggia con me. Ok, grazie signora, è stato prego, utile. Prego, il contatto è difficile da reggere. No, io sono spiritico, quindi non si preoccupi proprio, c'ho esperienza in questo ambito, non se ne preoccupi neanche. Se lo dici te, comunque metto sul conto, eh. Sì, grazie, arrivederci. Vuole una foto magari, visto che c'è anche lei sulla crociera? Ah sì, per favore, ecco per favore. Qua. Andiamo, Alex, sei pronto? Guarda. Ma cosa, quindi adesso ci sta seguendo il fantasma di Streccato? Sì, è come, tu non lo puoi vedere, ma io lo vedo, è a fianco a te, guarda. Dov'è? È bellino. Voglio dargli un pugno, non passargli attraverso. Vedi che sei tu l'assassino, vuoi ucciderlo anche da morto, fai proprio no, schifo. No, è un'esperienza. Te la do io l'esperienza. Ascoltate,
Voglio fidarmi di te, Alex. Perché tu sei schifoso, è vero, sei spregevole, ma forse non arrivi non a questo livello. Non hai mai il coraggio di ammazzare le persone. Questo non lo so, perché a volte ti gira le palle e diventi strano, eh. Però vogliamo credere. Andiamo al piano. A che piano era la stiva di... come si chiama? La prima, mi sa. La prima. La stanza di Fairy. Esatto. Andiamo al primo piano. Fantasmi e umani. Mario, sono qui con Andiamo il fantasma. Qua, guarda, piedina, sta pure a controllare. Controlla. Hai visto che c'è una finestra rotta? Magari è scappata dalla finestra oppure qualcuno l'ha presa. È possibile. Cosa c'è dall'altro lato della finestra qui? C'è acqua, solo acqua. E allora non è possibile che sia scappata volontariamente. È buttata in mare. È strano. Vi devo informare che con noi in questo momento c'è il fantasma di Strecatto. Ci segue. Ma come ci il osserva. Fantasma? Dove come sta il fantasma di Strecatto? Sì, lui può parlare con me. Strecatto, sono tra voi. Se ci sei, dacci un segno sbattendo la porta dietro di te, Strecatto. Guardate, eh. Avete visto? Oh mio Dio! Lo so. Se ma ci non sei. È pericoloso stare con un fantasma. Ma dipende. E se si arrabbia? Non fa nulla. Se ci sei, dacci un segno dando un pugno a Mario dall'oltretomba, per favore, fantasma. Oh, vedi? Cavolo, è vero. Vedi, lui è qui con noi. Non è bellissimo. Provocatemi. Vabbè, non è che fai paura, sei Strecatto, cioè, ho capito, un demone. Però sei Strecatto, lo so che è un po' triste la vita, eh. È bruttino, non ha neanche le gambe. Però è arrabbiato e c'ha ragione, perché qualcuno l'ha ammazzato. E io ho intenzione di scoprire. Ha voglia, ma non può e dirlo. E non ti ha detto chi l'ha ucciso. A quanto pare è legato da un vincolo del dopo morte e non può rivelare l'identità di colui che l'ha allora ucciso. Allora è inutile, non serve a niente. Beh, in qualche maniera magari ci può aiutare, sicuramente è più utile di te, perché tu sei stupido, tonto e forse l'assassino. E quindi allora fai schifo. Allora l'assassino. Telefono ad Anna che mi serve da... Pronto? Oh, Anna Lion, dimmi, com'è andata? Dove sei? Siamo... ci vediamo al piano numero... 6, al piano 6, ok? Va bene, vi sto raggiungendo di corsa, arrivo. Ok, aspettate però, non dobbiamo andare tutti. Ho un'altra idea. Alex, ti vuoi dividere? No, per favore, non lasciarmi da solo. Non far finta di avere paura, l'estofante. Tu farai, che ho paura. Farai un giro di questo livello. Ti farai tutti i corridoi, ok? E tu, Strecatto, resterai con lui. In modo tale che dall'oltretomba tu possa rivelarmi se gli vedi fare cose D'accordo. Strane. D'accordo. Anche perché non può ucciderlo una seconda volta, quindi al vorrei sicuro. Vedere, sarebbe strano. E noi se altri voglio... invece, se muori, vuol dire che Quanti non sei tuoi? Tu. No, in quel caso sarai riabilitato agli occhi della società. Vorrà dire che mi sono sbagliato, ti chiederò scusa. Ciao, amico, piano 6, raga. Veloci e rapidi e indolori anche. Eccoci qua. Ecco qua. Ciao, Anna. Dove sei stato? Che è successo? Allora, siamo stati al piano 1 e abbiamo visto che la stanza di Fairy è vuota, giusto, piedino? Non c'è niente. A parte una finestra rotta che prima non c'era. Però. È troppo strano. Che è successo? Non si sa. Dovevo farci una foto alla finestra, ma non fa niente. La farò dopo. Però sono anche stato dalla gattara, che è anche lei a bordo, in crociera. C'è anche lei? Cosa fa qua? Vende biscotti? No, qua fa la zingara spiritica che evoca i fantasmi. E quindi io lo sapevo. Cosa hai sono fatto? Andato. Ho evocato il fantasma di Strecatto, che adesso è con Alex, però. È un bruttino, però simpatico. Ma non può rivelare per i vincoli dopo morte la verità su chi l'ha ucciso. Però... Oh mio Dio, ma magari può aiutarci? Dobbiamo portarlo tipo, non lo so, dove è morto, per vedere se ricorda qualcosa. Come parli brutto, Anna? Ma cosa ti è successo? Lo so, mi hai appena detto che hai evocato un fantasma qui nella nave. Pensa quanti ce ne sono per quanta gente è morta. È possibile, ma noi non ce ne frega, evochiamo solo Strecatto. Cosa dobbiamo fare adesso? Abbiamo altre prove, qualcosa? Stiamo brancolando nel buio, mi sembra, no? Potremmo andare a fare la foto alla finestra, non abbiamo altro da fare. Cosa ce ne facciamo della foto alla finestra? Dobbiamo, È successo ultimamente, a parte la morte di Stre. Dobbiamo ecco, bravo, andiamo a vedere sul corpo e esaminiamo, era al piano 7, giusto? Sul ponte. Esattamente, proprio. Sul ponte. Andiamo a vedere, magari capiamo qualche indizio qua. Ecco, per esempio, mi sembra che lui sia morto di morte violenta. Oltretutto lui qualcosa mi ha detto. Mi ha detto effettivamente che è stato terribile. Quindi se è stato terribile, cosa vuol... Vediamo se siete attenti, se siete investigativi. Anna, cosa vuol dire se lui mi ha detto che è stato terribile? Se è stato terribile significa che se ne è accorto e che bravi, ha sofferto. Mamma mia, voi due dementi. Non avreste mai... chiesto a lei. Mai l'avreste saputo, stupidoni. Bene, Anna, brava, ottimo. Se è stato terribile, lui ha visto quello che stava succedendo. Quindi, per quanto quell'attimo sia durato un istante, è durante quel mancaggio di luce, non ci sono stati testimoni in zona. Eravamo solo noi, però... Secondo me lui è stato ucciso davanti a noi, ma noi non ce ne siamo accorti perché non c'era luce. Secondo me e i testimoni siamo noi. Qua. E poi è stato portato qua. E forse hanno portato il cadavere qua per depistarci, appunto. Perché... Oppure però è stato ucciso qua. Ma c'era sangue dove eravamo noi. È mancata la luce, quindi è impossibile che lui sia venuto qua sopra. Anche perché mentre manca la luce non funziona neanche l'ascensore. Esatto, quindi è impossibile. Come è arrivato quassù? Non ne ho idea, non lo so. Può essere che quello che noi abbiamo visto in realtà non fosse il vero Strecatto. Effettivamente era strano che lui dicesse. Si comportava in modo stranissimo. Ma no, ma diceva mi sto divertendo, è così divertente. Anche se c'è un assassino in giro mi sto divertendo. Cioè è strano, dai, non è una cosa normale. Sembrava che qualcuno gli avesse oppure
stesse fingendo di essere lui e volesse farci pensare che lui stava bene, quando in realtà lui magari era già morto qua fuori da tempo prima. È possibile. Potrebbe essere, effettivamente era molto angosciato. Sicuramente non abbiamo neanche avuto tempo di divertirci da quando siamo qui. Potrei chiedergli, sì, certamente, da appena siamo arrivati sono iniziati gli omicidi. Potrei magari chiedergli se è morto da tanto tempo. Questo potrebbe dirmelo. O se era lui con noi all'ascensore. Bravo, bella idea questa. Bravissimo. Questa è una bella idea. Questa è una bella idea. Allora, dividiamoci nuovamente. Mario e Piadina, andate di sotto al piano seminterrato, quindi sotterraneo, alla stiva. Dove c'è il magazzino, capito? Dove c'è anche la prigione, darete un'occhiata alla prigione. Ricordatevi com'era la volta scorsa, andate a vedere se c'è qualcosa di diverso. Vogliamo! Ti facciamo sapere subito. Stiamo cercando anche Cicco, Giorgio anche, povera creatura, che è sparito di nuovo. Invece tu vieni con me, ti porto dal fantasma, andiamo a vedere se ci dice qualcos'altro. Ma lo posso vedere anch'io?